Io voglio che questa qua sia la intro del video. Cioè, io sto schiacciando solamente il tasto dell'auto-aim perché tanto va in auto-fire. E ragazzi, abbiamo un lucertolone davanti a noi grosso come una casa e non si muove di un millimetro. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Gente, vi sto per mostrare un qualcosa di assurdo. Vi faccio la preview, ragazzi. Guardate un pochettino. Ieri, durante la streaming, e qui solo chi mi segue in streaming avrà potuto scoprire questa cosa il prima possibile, e quindi come sempre vi ricordo i miei social sono in descrizione, Instagram e Twitch, d'obbligo per rimanere ancora più aggiornati, oltre che semplicemente solo con YouTube. Ragazzi, guardate un pochettino a che livello di difficoltà sono, siete imbattibili, non esiste, perché? Perché siamo a livello massimo, siamo a smodata 16, ragazzi. E come arrivare a smodata 16? Questa volta, ragazzi, non con un bug, avete capito bene, non con un bug, ma con una tecnica. Esatto, un qualcosa che, seppur molto strano, effettivamente permette con gran facilità di arrivare alla smodata 16 e di vincerla oltretutto. Ragazzi, vi lascio al video, vi spiegherò step by step come fare, comunque è veramente molto semplice. Vi chiedo prima di cominciare però un super mi piace, un pollicione in su qua sotto e ovviamente in fondo allo shop il codice FER. Metodo semplicissimo per supportare il lavoro che faccio e ovviamente se volete supportarmi anche durante gli streaming gratuitamente, o vi ricordo tutta roba che non vi costa nulla fare, ci sta il link per Twitch Prime che vi permette di abbonarvi gratis al canale, primo link in descrizione. Ragazzi, un salutone e buona visione. Godetevi questo video perché è una mina. Vediamo un po'. Sì! Non so se qualcuno di voi è questo qua, ragazzi, ma abbiamo tre bo. Abbiamo tre bo finalmente. Vieni, zii. Usate prima voi, bravi. Ok, va benissimo. Dobbiamo cercare di alternare un pochettino il C4, ma ce la dovremmo fare. Sì, ce l'avevo fatta, ragazzi. Sto malissimo. Sto malissimo. Ok. Sì. Signori, col 35% degli edifici ancora in piedi. Mamma mia. Che partita assurda, LOL. Sì, mamma mia. Ah, ok, perché era... abbiamo distrutto anche la città, ragazzi. Ok. Abbiamo distrutto anche la città, giusto per la cronaca. Non capivo esattamente se avevamo vinto o perso. E il fatto che smodata 4 è una modalità molto difficile, nella quale si può già comunque ancora trovare della gente che ci è arrivata senza bug. In teoria dopo dovrebbe diventare più facile trovare i bo, perché solamente i bo arrivano fino alla smodata 5, 6, 7, eccetera, eccetera. Io invito tutti quelli di voi che sono arrivati a smodata 4 e non hanno bo a mettere comunque Frank, che è un buon brawler da trovarsi comunque contro. Cioè insieme, scusatemi. Però si usa un minimo di cervello, Belandi. Guarda che se quel Frank giocava all'interno della torretta, si caricava 50 ulti in più. È logico che se metti Frank devi essere capace un minimo. Sì, non si dovrebbe muovere. Dai per un perucco, per un perucco. Dai. Ragazzi, in due è già più difficile. Comunque bisogna essere un minimo sincronizzati. Anche più di un minimo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Molto molto bene. La smodata 5 è anche andata. Perfetta. Bello bello questo tentativo. Vi faccio vedere appunto questa partita che anche con due bo si riesce a fare senza grossissimi problemi. Siamo ancora a smodata 5 però. Vai 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 vai. Sì, si può fare. Dai, non giampa due cacchia, giampi a zizzino. Vai a morice. Vamonos, smodata 7, stiamo arrivando. Oh, triplo bo. Diventa semplice dal più o meno settimo in poi. Beccarsi il triplo. Siamo quasi in sincro perfetto, non è male. Via, 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 via. Oh, giustamente ci sono tre bo. Con quale se la va a prendere? Oh, è incredibile. Carico un attimo un po' di vita. Attenzione. C4, C4. Zii, scusate. Mea culpa, mea culpa. 1%, dai, 1% e ne ha 10.000. LOL. Sì, ragazzi, andiamo verso la smodata 8. Andiamo così. Guarda che bella combo con i Borus. E non va giù, sto coso, ragazzi, veramente.
Ma io mi domando, ma quelli di Brawl Stars, a prescindere dal fatto che noi stiamo utilizzando una tecnica che non è un bug, però praticamente è un bug, ma io vorrei capire, ma esattamente, ma cosa si studiano quando mettono una modalità 10? Cosa ti passa per la testa? Ancora loro! Raga, mi stanno capitando di ruoli stessi. Cioè, sono sempre loro. Ma lol! O male al pollice, ragazzi. È stato fantastico come dalla smodata 8, 7-8, avevo fatto meno fatica degli altri livelli, perché si incontrano solo più boh. Non ci sono altri brawler che sono arrivati a questi livelli. Tutti quanti rigorosamente con boh, ragazzi. Ok, andato giù, ragazzi. Buona! Signori, ci siamo. Siamo arrivati a smodata 16, l'ultimo livello di questo assalto a Super City. Allora, è assurdo. Mettete boh, partite e è fatta. Perché fondamentalmente dalla smodata 7-8 è più facile che nei livelli precedenti. Non abbiamo praticamente perso neanche una volta, perché si incontrano sempre dei boh. E sono tutti quanti boh che sono qua perché sanno esattamente come funziona questo bug. E per il resto, ragazzi, basta, si vanno tutti quanti in posizione subito, cosa che dovrete fare anche voi. E come potete vedere, a questo punto la situazione diventa molto molto semplice, perché basta iniziare a premere, non so se vedete, il tasto della ulti. Perché il tasto della ulti? Perché premendo il tasto della ulti di continuo, ragazzi, vi capiterà di entrare in autofire e quindi sparare per caricarvi la ulti. E appena la ulti si carica, vi capiterà di lanciarla subito. Quindi non potete sbagliare continuando a spammare lì. Ovviamente controllate sempre che ci siano tre torrette per terra, perché soprattutto quando il Godzillone arriva particolarmente vicino è possibile che vada giù. Ha un totale di più di 1 milione di vita, se non sbaglio, all'ultimo livello. Ma il problema più grosso, ragazzi, è che effettivamente è ingestibile. Cioè, io non capisco come Brawl Stars crei delle modalità così e pensi che la gente non si inventi degli stratagemmi. Allora, oggi, ripeto, abbiamo davanti un qualcosa di più unico che raro, perché non stiamo utilizzando un bug, ma questa è una tecnica, ok? Nel senso, per quanto sia OP, per quanto sia assurda, questa cosa non viola nessun sistema di nessun brawler, cioè non, è una cosa che boh fa normalmente, carica la ulti e stun con le mine e basta, ragazzi, non è che c'è tanto da star lì. Quindi è una tecnica questa ulti effetti. Capite bene che però è un pochettino borderline, perché una tecnica del genere, ragazzi, cioè non so come si può definire. Non sto neanche, cioè io sto giocando con un dito, non sto neanche guardando quello che faccio, guardo tranquillamente la videocamera. E poi vabbè, la cosa più assurda è che adesso non voglio farvelo vedere, ma vi garantisco che è così. Se io per caso sbaglio e per caso il bot ci ammazza, non tutti e tre, magari non sopravvive uno solo, continua a targettare gli edifici. Quindi noi abbiamo comunque tutto il tempo del mondo per metterci lì con calma, ripiazzarci, ripiazzare le torrette, perché comunque le torrette col gadget sono tre, ragazzi. E quindi niente, molto, molto semplicemente ci ripiazziamo, e anche se abbiamo sbagliato possiamo ricominciare a fare del danno al robot. Notare oltretutto che ha distrutto praticamente solo il 20% della città, ha distrutto pochissimi edifici, perché noi lo stiamo tenendo bloccato per praticamente tutta la durata del match, ragazzi. Cioè è qualcosa di veramente, veramente assurdo. E io non capisco veramente anche quei player di Brawl Stars che cavolo si inventano. Esce la Rampage e nel giro di un paio di ore ci stanno già tecniche pazzesche come questa per concludere tutte le smodate con facilità. Io faccio veramente tanto di cappello a tutti quanti quelli che sono riusciti a inventarsi questa cosa. Io personalmente ho ricevuto questo consiglio direttamente dalla mia chat, insomma, non so chi sia stato il primo in assoluto a fare tutto ciò. Ragazzi, smodata 16 completata, qua finisce anche il video. Spero che vi sia piaciuto, se è così vi ricordo un big pollicione in su. E per questo ennesimo consiglio, ragazzi, il codice FR è una cosa semplicissima che potete fare tutti, ma vi permette di supportare il canale e di portare, insomma, avanti quello che stiamo facendo e poter continuare a portare un video ogni giorno. Signori, apparirà la scritta difficoltà, siete imbattibili, perché effettivamente non si può andare oltre la smodata 16.
il vostro account risulterà smodata 16 adesso anche sulla nuova Assalto Super City, oltre che sulla Raid. Ragazzi, nulla da ridire. Io vi mando un salutone a tutti, ci becchiamo alla prossima e ciao belli!